Buonasera a tutti. Oggi faccio la recensione del libro Un certo cardinal Maria Martini di Giovanni Valentini. Scusate se sto così, è per non farmi vedere troppo il braccio, se no vengo male. Io ho solo due amiche, eh? Una è Sunnyflower oltre il cuore e l'altra è Simona Romney. Cioè, tengo presente, che ho solo questi nick. Se altri dicono altro, a me non mi interessa e spero che crediate in me, perché altrimenti non andiamo avanti. Ci sono alcune persone che comunque sono casi senza speranza, questo di sicuro. Ho un'altra cosa, perché dice che io ho solamente un personaggio che mi guarda. Ma mi sembra un po' impossibile che tutti i commenti vengano da un solo personaggio, 500 views, 400 views di media, cioè non credo, insomma, qui si va un po' di fantasia che uno solo, venga con miliardi di nick, ce ne saranno tre soli, ce ne saranno quattro, ora proprio uno e basta. Quindi, vabbè, a credere in voi, insomma, un po' a credere alle favole, vabbè. Ciao, ciao, ciao. Mi sono scordata di farvi vedere il mio vestitino. Oggi ho questo qui, estivo di 2 o 3 anni fa, che vabbè, spesso lo porto solamente per casa. Ok, va bene, andiamo in cucina a fare la nostra recensione. Ne vedrete delle belle. Ciao, ciao, ciao. Ok, eccomi qui. Ora mi sono messa gli occhiali alla neomicina, alla dermomicina, gli occhiali da gatta. Sono la vostra medicina, il vostro farmaco, per le vostre malattie, vi cura la vostra sannina, dalle vostre malattie fisiche e anche un po' mentali. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Oggi un certo Carlo Maria Martini di Giovanni Valentini. Questa è la mia prima recensione del libro. Allora, io ho fatto una scaletta di questo libro che mi è piaciuto molto perché adesso sto un po' facendo la storia di tutta la Chiesa, di tutti i papi, di tutti i vescovi, di tutta la storia della Chiesa, proprio dagli esordi fino ai giorni d'oggi. E Carlo Maria Martini era l'arcivescovo di Milano, della Milano da bere anni 80. Mi avete detto di ricordare l'amaro Ramazzotti. Ecco, visto, tanto per essere in tema, visto che mi rammentate sempre Michelle, io mi rammento Ramazzotti. L'amaro però, quello da bere. Ok, va bene. E dunque, il libro della Sperling e Kupfler, che quindi è di marca buona, Giovanni Valentini, quello che ha scritto il libro, era il capo della redazione milanese della Repubblica, quindi era comunista, cioè di sinistra. La Repubblica, lo sappiamo, tende a sinistra. Quindi, praticamente, è un libro scritto da un personaggio di sinistra e quindi la sua visione è chiaro che è di stampo un po' comunista. Allora, lui ha scritto questo libro più che altro perché ammirava moltissimo la figura di questo vescovo, arcivescovo di Milano, divenuto arcivescovo nel 79, mi pare, comunque, insomma, dagli anni 80 fino a pochi anni fa, quando è morto. E lui lo vedeva prossimo al conclave dopo Wojtyla. E perché? Perché questo cardinale era molto progressista, si può dire quasi un catto comunista, molto molto moderno. Fu lui che disse la famosa frase: la Chiesa cattolica è indietro di 200 anni. Insomma, cioè, già questa frase, insomma, suona un po' strana per me perché la Chiesa è unica e eterna. Dire la Chiesa è rimasta
vecchia 200 anni, indietro 200 anni, insomma, cioè non è che Dio è moderno e va, io voglio un Dio con i jeans e in maglietta invece che con la tonaca, insomma, vabbè. Il Dio non è un Dio soggettivo, il Dio è eterno, è oggettivo, è la verità immutabile. Quindi, cioè, insomma, questo cardinale era un po' particolare. Questo, infatti, questo Giovanni Valentini era il redattore, insomma, della Repubblica del giornale, quindi lui, essendo comunista, lo vedeva al conclave, dice almeno mettiamo un cardinale bello moderno, capito? Cioè. Allora, questa è un po' l'ipocrisia anni Ottanta. C'era Berlinguer, c'era Aldo Moro. Allora, c'era il compromesso storico. Io dico solo una cosa, di là che mi dispiace tantissimo della morte di Aldo Moro, me lo ricordo, ero piccola quando morì e quindi me lo ricordo e mi dispiace perché poi era della DC, noi si votava DC, cioè io ero piccola, però eravamo tutti della Democrazia Cristiana, però adesso che sto studiando queste cose qui e ho capito tante cose, mi chiedo adesso una cosa, ma come si fa a conciliare, a fare un accordo, un compromesso tra il comunismo e la Democrazia Cristiana che doveva rappresentare la Chiesa, il trascendente? Come si fa? Come si fa a fare accordi con i comunisti? Con i comunisti che hanno una visione materialistica della vita fondata sul movimento del capitale, delle merci, degli operai, cioè una visione molto materialista, molto soggettivista, molto relativista. Come si fa a conciliare, la Democrazia Cristiana con i comunisti? Cioè, e poi infatti Aldo Moro fu ucciso dalle Brigate Rosse perché loro volevano un comunismo vero, quello di stampo, diciamo, come l'Unione Sovietica, di stampo russo, e quindi cioè, all'inizio erano i compagni che sbagliavano le Brigate Rosse, poi quando uccisero Aldo Moro, una cosa, una tragedia veramente, perché comunque erano una brava persona, al di là che adesso studiandoci sopra, secondo me ha fatto tanti errori. Comunque, prima erano i compagni che sbagliavano le Brigate Rosse, dopo si erano resi conto che erano proprio la frangia estrema, estrema, estrema. Però voglio dire, io ho capito cosa volevano. Volevano un comunismo più vero, perché il vero comunismo è quello russo, non quello nostro all'italietta. Comunque, scusate, questo è un fuori onda, era per farvi capire qual era il clima dell'epoca. I preti che volevano fare gli accordi con i comunisti. Un concilio Vaticano II che non disse niente contro i comunisti. Quindi è stato uno dei grandi sbagli e questo Carlo Maria Martini, che fu messo alla guida della diocesi ambrosiana già nel 79-80, lui era di questo stampo qui. Voleva un po' rimodernizzare la Chiesa, voleva fare accordi, essere amico dei comunisti e dei socialisti. Dunque, parliamo infatti di il libro parla di rivoluzione di questo cardinale. Quindi lui cominciò subito ad apparire in pubblico, a fare degli happening a San Siro, insomma, essere giovanile, voleva attirare i giovani. E ce la fece. Un cardinale laico l'hanno chiamato, un vescovo di sinistra, che per me è una cosa inammissibile che un vescovo vero possa essere di sinistra, ma insomma, questa è la Chiesa del Concilio Vaticano II. Anzi, dal concilio in poi. Dunque, lui comunque si occupò tantissimo del sociale, della Milano da bere, carcere, droga, disoccupazione, immigrazione. Era un biblista di fama della Compagnia di Gesù, quindi era un gesuita, credo.
E quindi, come tutti i gesuiti, si occupò molto di solidarietà, insomma, di queste solite cose, i poveri. Allora, una frase che ha detto il Cardinal Martini, e lo riporta questo scrittore Giovanni Valentini, una frase che diceva, dice, qui a Milano si bestemmia la vita. Quindi dice, oh, mi è sembrato di vedere un gattolino, non so se vi ricordate, qui si bestemmia la vita a Milano, eh? Cioè, mi è subito venuto in mente. E quindi comunque non siamo allora solo noi toscanacci, contadini, contadì toscano che bestemmiava fino agli anni Ottanta nelle campagne, insomma, tipo alla Ceccherini che bestemmiò in un reality, i soliti toscanacci, a quanto vedo anche il Lombardo quando si arrabbia. Qui si bestemmia la vita, disse il Cardinal Martini parlando della sua città di Milano. Milano che diceva c'erano tantissime mentalità diverse, strati di culture, interessi differenti. Anche lì mi è sembrato di vedere un gattolino, i giacche e cravatte e gli operai, i poveri. Insomma, quindi diciamo che torna via. Benissimo. E niente, poi allora lui era un anti-Wojtyla. Wojtyla era il papa polacco che era contro il comunismo perché il papa aveva avuto sia i comunisti che i nazisti in Polonia e quindi il papa era tutto per la Madonna polacca, era tutto, insomma, era diversissimo. E quindi Cardinal Martini lo chiamarono un anti-Wojtyla, anche se si incontrarono e fu Wojtyla, pensate un po', fu Wojtyla a scegliere Martini come arcivescovo, insomma così. E Cardinal Martini disse no, 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 non mi fare arcivescovo. E invece Wojtyla gli disse sì, tu diventerai arcivescovo. Nonostante fossero molto, molto diversi, infatti Wojtyla era un anti comunista, Cardinal Martini si avvicinava tantissimo ai comunisti e questa è stata una delle sue più grandi contraddizioni. Dunque, vediamo un po'. Io sto al libro, ho scritto la scaletta del libro perché non voglio andare di fuori. Dunque, va bene, lui era dell'Università Gregoriana, era un grande studioso, sapeva anche l'ebraico. Poi, ecco, di cosa si occupò? Si è detto si occupò di droga, si occupò di carcere, si occupò dei poveri, si occupò anche della questione femminile, no? Le donne, questa cosa, le donne, la questione femminile delle donne, ste donne, queste sanni. Che cosa si devono fare delle sanni? E niente, e cosa fece? Il solito progressista, eh? Le donne devono comandare da tutte le parti, quindi un via vai di donne in chiesa, e insomma, un po' troppo, eh? Le donne invece non ci dovevano entrare in chiesa in questa maniera. Innanzitutto dovevano coprirsi il capo, poi non dovevano neanche andare a leggere, non dovevano neanche toccare l'Eucaristia le donne. E invece, questi preti modernisti che gli hanno fatto fare tante cose a queste donne. E insomma, ma comunque non è l'unico il Cardinal Maria Martini, ora che qui è per rendersi conto come è diventata la Chiesa. Poi in quell'epoca, negli anni 80, c'era la legge 194 e questa me lo ricordo benissimo, il Movimento per la Vita, che faceva parte anche mia madre, noi avevamo una casa di ragazze madri e mi ricordo quanti in quegli anni ci battevamo contro la legge 194, ricordando adesso la pillola abortiva RU486, siamo arrivati a quella. Ad abortire in casa con grandissimi dolori, le ragazze rischiano la vita per
con la pillola abortiva RU486. Ricordatevelo, mai, mai fate usare alle vostre fidanzate, alle vostre ragazze questa pillola. Non solo è un omicidio, ma è una pillola che rovina la salute ed è pericolosissima. L'ha detto la Silvana De Mari, che è una dottoressa, anche questo è un fuori onda, ma era importante dirvelo, parlando dell'aborto. Cosa fece il cardinal Maria Martini? Non ne parlò moltissimo di questo aborto, non quanto Giovanni Paolo II, che a quell'epoca era papa, che diceva un non netto all'aborto. Cardinal Maria Martini voleva un po' salvare capre e cavoli e non disse molto. E mentre appunto noi ci battevamo tantissimo per il movimento della vita, no all'aborto, no all'aborto, no all'aborto, Cardinal Maria Martini disse e non disse. I soliti cardinali un po', per salvare di qua e per salvare di là. E lui fece anche una conferenza addirittura con i Rotary Lions, che è un'associazione filantropica di stampo un po' massonica. Questo si va un po' sul grave, si va un po' sul grave, e questo è lo sbaglio che hanno fatto tanti cardinali, essere amici di certe associazioni di dubbia moralità come i Lions, eccetera eccetera, come i Rotary Club. Non ti dico che siamo proprio alla grande massoneria, però insomma, il Gamberini esulta, come si chiamava, il gran maestro del Goi, vabbè. Poi vabbè, la solita marcia per la pace. Poi ne faremo un video delle belle, ne vedremo sugli abusi di certe parole, la marcia della pace, e poi voleva essere amico dei comunisti e dei socialisti. Cioè, io dico, come si fa a essere amici dei comunisti e dei socialisti se hanno una visione nettamente diversa della vita, a parte politica, che secondo me un vescovo non dovrebbe essere così. Entrare così nella politica, come fa adesso Bergoglio, un papa addirittura, ma essere amico dei comunisti. Ma che comunisti sono? Perché il comunismo nasce negando Dio, ha una visione nettamente materialistica della vita e manovra sempre il capitale. Ha sempre manovrato il capitale, il comunismo, ha sempre parlato di denaro, ha sempre parlato di queste cose. Un vescovo deve parlare delle cose di Dio, non delle cose degli uomini. Che conciliazione c'è? Che pace c'è? Che segno di pace c'è tra comunisti, socialisti, di Craxi e cose, e la Chiesa? Insomma, questa è la Chiesa moderna. Poi, vabbè, si parla sempre delle solite cose, la pace, la solidarietà internazionale. Ecco. Lui si occupò anche di immigrazione, che c'era già. Ora vi dico questa parola qui. Allora, all'epoca, negli anni 80 e 90, la parola immigrazione non era tanto riferita solamente agli extracomunitari stranieri venuti da altri paesi, era riferita alle persone italiane del sud che andavano a lavorare al nord. Quindi era proprio scritto. Scritto in questo libro, non me lo invento io, il fenomeno immigrazione che lui cercò di contenere, cioè di, come si può dire, di aiutare, cioè, di aiutare queste persone che andavano al nord, di fare in modo che non ci fosse più il problema immigrazione. Ecco, usano proprio questo termine per indicare i meridionali che andavano al nord, non gli stranieri. E dice che c'erano ancora dei rigurgiti antimeridionalisti, questo libro è dell'84, quindi negli anni 80 ancora c'era un po' questo divario nord e sud.
che secondo me non è stato mai superato del tutto. E poi dopo ci fu un altro problema, che l'immigrazione era rivolta agli stranieri. All'epoca c'erano i primi stranieri, e infatti me lo ricordo, anche noi le ragazze madri avevamo alcune straniere. Qui si parla di quelli venuti da Capoverde, me lo ricordo, lo avevamo anche noi, una ragazza di Capoverde. E poi si parla, mi pare, di Filippini, ed è tanto che ci sono i Filippini. Noi avevamo anche gli Eritrei, qui si parla invece di Capoverde e delle Filippine. E ci sono ancora Filippini, vai. Che comunque loro hanno voglia di lavorare, quello sì. Cosa fece Cardinal Maria Martini? Fece anche per i giovani la scuola della parola. Ha coniato lui il politically correct? È il politicamente corretto, la scuola della parola per i giovani. È una nuova catechesi tutta modernista. E poi lui ebbe molti contrasti col cardinal Siri, che era il cardinale di Genova, che era più conservatore, quindi la Milano da bere era una Milano piuttosto libertina, a quanto vedo, che comunque, vabbè, si occupò dei drogati, si occupò dei meridionali appunto che andavano a Milano per trovare una miglior vita, e mi sembra che l'abbiano avuta la miglior vita, che si sono arricchiti alcuni, mi pare. Poi appunto del fenomeno delle donne, il problema delle donne a Milano, eccetera, eccetera. E vabbè, poi era per la confessione comunitaria, altre cose moderniste della Chiesa modernista, c'era anche qui la confessione comunitaria. Quindi l'assoluzione generale dei sacramenti, insomma, un prete molto, molto catto comunista. Il mio, se Dio vuole, era un prete siciliano, bello tosto, bello all'antica. Io sono stata tirata su, altro che Kerry, altro che la madre di Kerry. Sono stata tirata su con una bella cattolicesimo tradizionale, e adesso l'avrei voluto anche di più, L'avrei voluto anche di più io, sì. E lui invece Milano, c'era un arcivescovo molto molto moderno. E se ora Milano è così, con questa mentalità libertina, è perché c'è il cardinale Maria Martini. E pensavano che al conclave dopo Wojtyla venisse lui. Ma quando si arrivò al conclave, mi pare nel 2005 o 2004, non mi ricordo quando elessero Ratzinger, Joseph Ratzinger, al conclave lui era già anziano e malato, mi pare, del morbo di Parkinson, uguale a Wojtyla. Cosa strana, si ammalarono tutti e due dello stesso male. E quindi decisero per Ratzinger. Forse era meglio il cardinal Maria Martini come papa al posto di Ratzinger? Non lo so. Perché dico questo? Ma come? Ratzinger era uno come ti piace a te? Sì, vero. Ratzinger era uno che addirittura rimise il latino in certe messe. Però, cosa ha fatto Ratzinger? Ha mollato la barca! Ci ha mandato Bergoglio! Se c'era il cardinal Maria Martini ancora sano, avrebbe mollato la barca o sarebbe stato meglio? Però Cardinal Maria Martini era per i compromessi, catto comunista. Sì, c'erano i catto comunisti. Lui era un vescovo che però voleva essere amico, si è detto, dei socialisti e dei comunisti. Per cui la Chiesa catto comunista è vera, c'è veramente. Quindi Dio voleva il compromesso? Dio non voleva il compromesso. Dio è o sì o no. Per cui perché Dio ha scelto Ratzinger? Ha scelto Ratzinger perché ha voluto via che il conclave andesse a Ratzinger, secondo me,
perché lui era più deciso, anche se avrebbe mollato la barca, non so spiegarmi. Il Papa, questo qui è il Papa del no, cioè, anzi, è il Papa dello sni, è un Papa pazzesco. Ma Dio vuole questo, eh? Cioè, Dio vuole arrivare a farci capire, dal Ratzinger, che era tradizionale, siamo arrivati a un Bergoglio che permette tutto. Che in confronto lui era un agnellino, in confronto a come è Papa Bergoglio. So spiegarmi. E direte, e Dio lo vuole? Sì. Dio lo vuole perché ci mette alla prova, ci mette veramente tanto alla prova. Probabilmente non vuole un vescovo, un papa via del compromesso, ma vuole o sì o no no. Salinea è o sì o no no, o sì o no sono, ok? Allora vi dico subito no, io non ho i falsi account, solo due ho, Sunnyflower oltre il cuore e Simona Romoli. Io adesso vi scrivo sempre con Simona Romoli perché non mi fa molto il PC, preferisco usare il cellulare. E quello è un nick del mio cellulare. E io sono iscritta lì col cellulare con Simona Romoli, che è il mio nome e cognome. Quindi basta dire che ho altri fake, ok? Io vi dico no, io sono la Sunny del no, ok? Ciao ciao ciao!